Enrico Baraldi, Marco Bino, Olivia Teglia ci hanno portato dietro le quinte del Festival 2030, sul quale si alza il sipario dal 20 al 25 novembre. Ciao, io sono Enrico Baraldi, direttore artistico di Festival 2030 insieme al gruppo Avanguardie 2030, di cui Marco e Olivia sono due rappresentanti. Festival 2030 nasce nel 2014 a fronte di una riflessione che abbiamo condotto io e Nicola Borghesi, che è stato il creatore del festival nella sua prima edizione di 5 anni fa. È una riflessione che partiva da un vuoto di offerta di spettacoli pensati appositamente per un segmento di pubblico che è quello di chi ha tra i 20 e i 30 anni. È nato così Festival 2030 in una formula molto semplice. Sono 5 serate e ogni serata c'è una compagnia di teatro o un artista musicale che viene invitato a Bologna per una replica del suo spettacolo, e oltre allo spettacolo noi chiediamo all'artista o alla compagnia di fare un laboratorio gratuito di 4 giorni. Precisamente nel marzo 2015 nasce il collettivo Avanguardie 2030. Nicola decide di chiedere ai partecipanti della prima edizione dei laboratori di Festival 2030 di collaborare attivamente alla realizzazione della seconda edizione di Festival 2030. Come? Attraverso una direzione artistica condivisa. Da questa partecipazione attiva e condivisa di giovani è nata un'idea, ovvero organizzare una parte off di Festival 2030 che si chiama Exit. Exit è il progetto off di Festival 2030, che è nato l'anno scorso da un concept mio e di Lucia Fontanelli, che è un'altra delle avanguardie. Dalla nostra collaborazione è nato il desiderio di ampliare le proposte di festival oltre all'ambito teatrale anche a nuove altre pratiche artistiche che vanno dalle arti visive alla performance alla musica. Noi abbiamo notato che i nostri coetanei, quelli che frequentiamo, le persone, i nostri amici con cui andiamo a bere le birrette la sera, non hanno in nessun modo nel loro orizzonte culturale l'idea di poter passare una serata a teatro. Abbiamo provato in questi anni a immaginare perché e a darci delle risposte che sono sempre risposte molto parziali. In qualche modo il teatro ci pare, o mi pare personalmente, essersi in qualche modo dimenticato un po' della realtà ed essersi chiuso su se stesso, rivolgendosi spesso a un pubblico che è molto già vicino al teatro. Forse i giovani non vanno a teatro perché non sanno che c'è il teatro, cioè non sanno che esiste, non sanno cosa succede, ed è un pianeta molto lontano che si guarda con sospetto e con scarsa fiducia perché non si conosce. E ci si chiede: ma ci sarà vita su quel pianeta? Noi così proviamo a metterci un po' di entusiasmo, perché a noi piace, perché funziona. Fino a qui ha funzionato. Cos'è per me il teatro e quale teatro voglio fare? Declan Donnellan dà una definizione di teatro che nella sua semplicità per me è molto giusta. Il teatro è un luogo dove entra un gruppo di persone e poi si divide in due e una parte racconta una storia all'altra. Per me il teatro che voglio fare io è un teatro che racconti delle storie prima di ogni altra cosa. Cos'è per me il teatro? Sicuramente, se devo pensare a delle parole per definirlo, penso a relazione e socievolezza. Credo che in questo particolare momento ci sia una feroce necessità di realtà, laddove le narrazioni che ci circondano sembrano essere sempre più impalpabili, indecifrabili, esplose, decomposte. Il teatro invece può rispondere a tutto questo portando in scena il reale in modo molto diretto, chiamandolo in causa. Ai giovani che vogliono fare teatro consiglierei anzitutto di guardarsi intorno ogni giorno, perché penso che l'arte abbia sempre, costantemente, inevitabilmente a che fare con la vita. Quindi per fare teatro non si può stare solo a teatro, bisogna stare nel mondo e starci con un occhio molto sveglio e molto aperto.
E poi sì, consiglio anche di andare a teatro e di venire a Festival 2030. L'edizione di quest'anno di Festival 2030 è intitolata Salto nel vuoto, fino a qui tutto bene. Dopo l'anno scorso in cui abbiamo avuto la catastrofe, quest'anno ci sembra il momento di perdere l'equilibrio e mollare ogni appiglio, e forse anche generazionalmente e politicamente ci sentiamo in un momento di grande, grande salto nel vuoto. E ci stiamo domandando, ma fino a qui tutto bene?